Salve a tutti, eccoci per un nuovo video, scelto tra quelli che mi avete richiesto. Ovviamente io voglio dare una certa continuità tra il video precedente e il video successivo, però cioè quello che è importante per prepararsi al concorso, allora per chi non mi conosce, sto creando in diretta live dei video per la preparazione al concorso docenti 2020, sicuramente anche 2021, concorso ordinario, straordinario. So benissimo tutte le varie prove, le varie classi di concorso. Sono un insegnante di ruolo. Poi ecco, non voglio andare tanto oltre. Sapete la mia, come contattarmi, Francesco Samani, tube, scritto tube, @gmail.com. Ho creato all'interno di ogni video, se andate a vedere sotto nella descrizione del video, i vari link utili per muovervi all'interno del canale. Ringrazio tantissimi di voi che mi stanno scrivendo diversi commenti, ringrazio soprattutto quelli che stanno commentando e condividendo, per far conoscere il canale che a molti era sconosciuto e molti di voi hanno praticamente mollato tutto, cioè mollato tutto nel senso che hanno mo non mollato la preparazione, hanno smesso di prepararsi, ma si stanno affidando tantissimo in questi video perché stanno trovando, diciamo, più facilità nel comprendere, nel fare i vari collegamenti tra le varie parti. Legislativa, la relazione educativa, piuttosto che le metodologie didattiche, piuttosto che ne so, TIC, LIM, didattica a distanza, la funzione scuola, la relazione scuola-famiglia, l'ambiente di lavoro, l'ambiente scolastico, l'ambiente di apprendimento, eccetera, eccetera. Non ve li posso elencare tutti. Oggi, sempre in relazione alla relazione educativa, quindi all'educazione, che è sempre correlata allo stile didattico, noi parliamo all'educazione scolastica. Andiamo meglio a specificare, perché poi dovreste dire educazione. Mi potreste dire, scusate il romanesco, mi potreste dire l'educazione, quale tipo di educazione? Scolastica, sempre correlata agli stili didattici, quindi di apprendimento e alle metodologie didattiche. Ok? Allora, in questa lezione possiamo pensare di focalizzarci su questi parametri per andare a vedere, ad analizzare gli obiettivi educativi di Benjamin Bloom. Scriviamo solo Bloom, fondamentale per tutto quello che riguarda la didattica, la metodologia di apprendimento e, se ci volete mettere la bella parola, anche la pedagogia. Però qui entriamo proprio nel vivo di tutto ciò che concerne e che è correlato alle competenze del docente, alle conoscenze del docente e alla conoscenza dei vari apprendimenti cognitivi. Quindi Bloom, essenzialmente, se vi capita una domanda della preselettiva, così rispondiamo un pochettino a tutti. Bloom narra soprattutto categorie fondamentali di apprendimento, quali conoscenza, cioè cosa afferma, quindi ve lo potrete trovare nei quiz. L'apprendimento delle competenze elementari si trova nella memoria. Ok? Quindi è legato alla capacità di ricordare le informazioni.
apprendimento, conoscenza, ok, apprendimento di concetti fondamentali. L'apprendimento dei concetti fondamentali risiede dove? Nella memoria. Benissimo, ed ecco qui un primo quiz svolto. La comprensione. Questa è una parte, diciamo, che ve la faccio così in maniera sintetica e per elencazione, che ve la svolgo in maniera sintetica e per elencazione, così poi andiamo nella parte un po' più approfondita. Per la prova scritta, ok? Perché poi tutto questo può essere rielaborato per scrivere in maniera competente e valutabile, quindi conseguentemente valutabile in maniera positiva, relativamente a ciò che vi viene chiesto nella prova scritta. Perché voi non dovrete dimostrare, ah, io conosco la tabellina, io so risolvere un'equazione, l'equazione è un'uguaglianza tra due quantità, piuttosto, vi sto facendo degli esempi, piuttosto che l'articolo determinativo è, piuttosto che l'integrale è, cioè non c'è solo, assolutamente non dovete incorrere nell'errore di considerare che le risposte debbano essere soprattutto nozionistiche, anzi dovranno essere metodologico-didattiche e dovrete dare dimostrazioni di voi e dimostrazioni ai vostri commissari e presidenti, quindi la vostra commissione. Il presidente sarà uno, se non si ammalerà, di essere in grado di gestire una classe, di gestire un'unità didattica di apprendimento, di riuscire a canalizzare le vostre conoscenze per veicolarle nella forma migliore all'interno delle forme di apprendimento della classe. Nella quale lo studente ha una centralità e nella quale, soprattutto adesso che viviamo nella scuola dell'inclusione, tutti gli studenti devono essere aggiunti, anche gli studenti BES, i quali hanno bisogni educativi speciali. Questa cosa non mi stancherò mai di dirvela, perché se riuscite a comprendere questo, probabilmente avete fatto bingo, probabilmente avete centrato il focus e il format di risposta che dovete dare in maniera più generale a quasi tutte le domande che vi saranno chieste. State attenti, se voi vi andate a vedere i vari concorsi nel 1999, poi c'è stato quello del 2012, poi del 2016, poi nel 2018, eccetera, eccetera, si sono spostati sempre più da una parte nozionistica a questa parte che vi sto dicendo io. Ecco quindi perché poi alcuni colleghi miei si sono lamentati che hanno scritto per filo e per segno tutto dal punto di vista nozionistico, cioè c'era la domandina e hanno risposto in maniera come se fosse Wikipedia, no? Che cos'è una forza in fisica? La forza è il prodotto di un'accelerazione per una massa secondo la legge di Newton, eccetera, eccetera, bocciati. Ok? E dicevano, ma come mai? Io ho risposto bene. Va bene, ma vi siete andati a vedere le griglie di valutazione? Vi siete andati a vedere che cosa valutano nelle griglie di valutazione? Ecco perché poi io cerco di fare dei video calzati ad hoc per questo concorso, che di fatto è ancora più centrato verso le novità che ci sono state negli ultimi 4 anni, dal 2016, no, dal concorso che fece Renzi con la Buona Scuola, è sempre centrato verso di più, verso queste nuove metodologie, verso il cambiamento della scuola. E quindi dovete focalizzarvi su queste nozioni, su queste informazioni. Mi raccomando. Poi, ovviamente, quando io ringrazio tutte quelle persone, io essenzialmente vi dico ringraziatele pure voi, perché sono gli stessi colleghi che permettono
al canale di esistere, perché è ovvio che io non mi metterei assolutamente a fare questi video per 2-3 persone. Se invece vedo che siete 100, 200, poi siete diventati 1000, quasi 6000 iscritti, condividete i video, mi aiutate, eccetera, eccetera, a quel punto io aiuto voi, voi aiutate me, nel senso che questi video sono assolutamente gratuiti. E l'obiettivo è quello che possono essere usufruibili da tutti, ma tutti non conoscono questo canale, non sono così famoso, e allora essenzialmente è questo poi il vostro compito, quello di interagire tra di voi, quello di commentarvi tra di voi, alcuni fanno delle domande e molti di voi danno delle risposte e mi sollevano da un incarico importante, no? Perché magari io uso delle diciture. E voi già rispondete e date chiarezza alle varie domande per quelli che non hanno compreso al meglio quello che ho detto. Poi ovviamente nascono anche dei dibattiti di dipendenza interpositiva e quelli sono cioè, positivissimi, cioè scrivete anche nei commenti i vostri materiali, il vostro pensiero, come fareste. Non fatemi quindi solo domande, ma date anche risposte agli altri. Così creiamo questa community di studio, di preparazione a concorso, dato che tanti di voi ne stanno traendo beneficio. È ovvio che allora, tantissimi mi hanno chiesto anche se posso prepararvi singolarmente, ho deciso di non farlo. Ho preparato per diversi anni docenti, i quali fortunatamente tutti i docenti che ho preparato io hanno superato il concorso. Quindi fortunatamente e io medesimo, ovviamente, me medesimo l'ho superato, veramente ne ho superati quattro, e quindi piano piano, piano piano, perché ne ho fatti tanti all'interno della scuola di concorsi, all'interno della scuola e dell'università, ok? E quindi poi ho pensato di condividere con voi le mie, mettiamole così, competenze. La comprensione per Bloom è la capacità di rielaborazione di informazioni acquisite. Contestualizzandole. Quindi si crea un contesto di questa informazione e soprattutto rielaborandole. Quindi queste informazioni si riescono a tradurre con un pensiero e con un'informazione dal contesto originale, scusate. Poi l'analisi. Crea un ordine preferenziale gerarchico delle informazioni. Ovviamente le informazioni non hanno tutte la stessa importanza, ma si sviluppano trasversalmente in profondità e quindi ci sono informazioni fondamentali. Dopodiché si scende nelle categorie sempre, sempre più specifiche e sempre quindi non è che sono meno importanti, però è ovvio che di fronte a un argomento c'è una gerarchia. L'applicazione significa che contestualizzare nella realtà ciò che viene appreso. Quindi mettiamo anche realizzazione. Quindi lui lo dice, soprattutto ne parla poi nel concorso, queste cose a queste cose dovrete dare soprattutto un taglio relativamente all'apprendimento degli studenti. Quindi ve lo scrivo così non ci si sbaglia. Lo studente è in grado di elaborare, ma soprattutto di applicare le nozioni teoriche alla realtà. Studente applica la
Teoria ai casi reali. La capacità di sintesi e la capacità poi di valutazione. Sintesi, che significa che ho tanti dati, il dato 1, il dato 2, il dato 3, il dato 4, il dato ennesimo, e questi dati, e cosa fanno? Convergono. C'è una convergenza di dati che secondo, in maniera mirata, secondo una direzionalità, cercando di dare un significato al tutto, che è quello poi che dobbiamo fare pure noi. Ci sono 100.000 concetti da imparare. Molti di voi mi dicono: mamma mia, è un mare magnum di informazioni, ma come facciamo ad avere un'idea chiara? Bene, anche noi le dobbiamo portare a convergenza. Dobbiamo crearci degli schemini mentali, perché tra l'altro il nostro cervello funziona per associazioni, e quindi crearci, chiamatele voi, potete chiamarle anche mappe concettuali, eccetera, eccetera. Quindi creare delle categorie e sottocategorie che ci permettono di muoverci da una parte all'altra. Perché se studiamo, se pensate di studiare ogni ricercatore, pedagogista e ogni parte di legislazione come una cosa a sé, poi andate in confusione e non riuscite più a capire come collegare tutto quello che avete imparato. Cioè, vi disperdete. Perché che vi comprate 3.000-4.000 pagine, 1.000 di avvertenze generali, altre 1.000 per la classe di concorso, altre 3.000 di libri, eccetera, eccetera, a un certo punto andate, ve lo dico io, considerando poi che molti di voi già lavorano e quindi lo studio riveste una parte, non dico, cioè sicuramente importante e rilevante della vostra vita, ma non siete... Non avete la possibilità di studiare H24, a quel punto dovete fare anche voi questo processo. Valutazione, d'autovalutazione, che non è la parte cattiva dell'insegnante, non è la parte che, cioè, ci serve a comprendere da dove siamo partiti a dove siamo arrivati, qual è stata la nostra performance, qual è stata la nostra capacità. Quindi il nostro obiettivo è stato raggiunto, quindi la nostra opinione relativamente al tempo speso in base alle informazioni quantitative e qualitative apprese sono buone? Ok? Quindi come possiamo sintetizzare tutto questo? Non è facile. Opinione, in funzione degli obiettivi raggiunti. Ecco, adesso fatte queste premesse in cui ho sicuramente dato un aiuto a coloro che stanno preparando la prova preselettiva, ma ho cercato anche di dare un aiuto a coloro che studiano e si stanno preparando per il concorso straordinario, quindi alle risposte a domanda aperta, che secondo me sono meglio, perché molti di voi si sono lamentati. Chi studia nella domanda a risposta aperta ha la possibilità di dimostrare tutto quello che ha appreso, cercando ovviamente di non andare fuori tema. Chi invece non studia e pensa che a una domanda c'è quella rispostina e lì finisce il tutto, secondo me chi non studia, chi non si prepara, potrebbe essere avvantaggiato con i quiz, che di solito si utilizzano per sfoltire un pochettino, si sono sempre utilizzati soprattutto nelle prove preselettive, che servono a fare selezione tra i tanti candidati che poi arrivano alla prova scritta. Quindi
Nello straordinario voi avete già questa prova scritta, quindi voi dovete già dare dimostrazione di una capacità che va oltre, e voi come se già avesse superato la prova preselettiva, perché giustamente avete fatto 3, 4, 5, 10 anni di precariato e lo Stato vi riconosce questa possibilità. E ci sono quindi stati questi concorsi. Io sono contentissimo per tutto quello che ha fatto il nostro ministro. Sono un pochettino scettico sulle date, cioè in questa situazione di guerra, è come una guerra, no? Abbiamo un esercito invisibile e dei malati, a volte malati, delle persone che in maniera invisibile possono essere positive al virus e possono contagiarci e possono danneggiarci, ma non le persone, il virus, questo tremendo Covid-19 che purtroppo negli ultimi 7 mesi ci fa vivere veramente con grande difficoltà, andando anche a limitarci nella vita relazionale. Allora, lasciando poi, tralasciando tutta la parte introduttiva sulla biografia di Bloom, adesso che entro un pochettino più nello specifico, come vi avevo anticipato, vi parlo del libro che pubblicò nel 1976. Alla fine di un lungo lavoro di ricerca durato più di 10 anni, nel quale fa delle considerazioni e parte da due assunti, uno e due. Adesso sto andando più nello specifico, cioè se coloro che hanno comprato il libro di avvertenze generali, queste cose ovviamente non le possono trovare. Vi sono allievi, studenti, bravi e scadenti. Cioè, è vero che ci sono nel mezzo tanti altri studenti, però lui fa questa divisione per cercare poi di arrivare a delle conclusioni. Vi sono studenti che apprendono molto più velocemente degli altri. Apprendimento. Veloce, apprendimento scadente o molto lento. Ok? Qui sta per apprendimento nuovamente. Conduce ricerca per 10 anni nei laboratori, ovviamente ricerca di tipo educativa nelle classi scolastiche, nelle scuole. E in realtà arriva anche a un terzo, a una terza considerazione. Che è quella più importante, quando si offrono condizioni di apprendimento favorevole, e qui quindi ci ricolleghiamo a tutti i video che già vi ho detto, cioè non è che ogni autore dice una cosa diversa, abbiamo parlato dell'ambiente di apprendimento, dell'ambiente fisico, dell'ambiente psichico, dell'ambiente psicologico, emotivo, affettivo. Ok? E quindi ovviamente questo poi si ricollega con tutto il resto e con tutto quanto ciò che ho già detto. E quindi la capacità di apprendere è altamente influenzata dal ritmo di acquisizione, dalla motivazione, motivazione sicuramente, tantissimo, che il docente è in grado di dare ai ragazzi. Perché la motivazione essenzialmente è quella linfa vitale che conduce lo studente a raggiungere un determinato obiettivo. E poi questa motivazione, vi dico una cosa bellissima, meravigliosa, è contagiosa. Quando in una classe tanti studenti cominciano ad essere motivati, a un certo punto si crea una situazione per la quale il gruppo classe diventa motivato. Quindi Bloom riconosce l'esistenza di differenze individuali specifiche nell'apprendimento scolastico e nel libro della teoria dell'apprendimento scolastico scrive che esso, questo libro, tenta di spiegare come avviene l'apprendimento, quindi il libro
In sintesi, scrive relativamente alle modalità di apprendimento scolastico spiegando le differenze individuali tra gli studenti tra studenti, analizzando come la motivazione, l'interesse, la società influiscono l'apprendimento. Quindi puntini, 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 questo ve lo dico a voce. La teoria cerca anche di provare che se si affronta il problema con sensibilità, metodo, ricorsività e sistematicità, e quindi se si conferma, se si persegue con sistematicità, che cosa si ottiene? L'obiettivo più importante per un insegnante, ed ho finito, che la maggior parte degli studenti si mostrerà in grado di apprendere ciò che la scuola deve insegnare. Quindi, gli studenti apprendono. Con questo io finisco questo video, non so se ce ne saranno altri in funzione delle vostre richieste, vi mando un caro saluto e alla prossima.